Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video con la Sofar. Sì, sai che ci ha lasciato il cuore nella Sofar, Marco? Perché penso che lo sanno tutti. Amore, ma io mi sono trovata bene a lavorare alla Sofar. Ci facevamo un sacco di risate con le colleghe. È stato proprio bello, 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 bello. Non sembrava quasi di lavorare, talmente era bello. Ci sono raccontate un sacco di storie, un sacco di risate. Te no? Sì. Trova un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita. È vero. Marco il saggio. Che no, non l'hai detta a te questa. A te ti sembrava di lavorare in Sofa? Sì. E adesso anche. Anche. Vabbè, comunque stiamo andando ad Arona. Staremo fino alle 11 stasera perché è tutta la giornata più serale, come 2 settimane fa. Poi sono le 6:39 e adesso ci fermeremo a far colazione. L'abbiamo già passato l'autogrill? Amore, fermiamoci adesso perché io già non connetto più. E abbiamo 2 autogrill da poter scegliere, se quello prima o quello dopo. Meglio fare adesso perché mi sembra giusto. Comunque, comunque per essere sabato, guarda che non è piena la strada, No, c'è tanta gente. Ma dove che stai andando? Perché ti stai spostando? Perché tra un po' uscire. Abbiamo le voci dello stesso. Beati loro, sono i figli. Eh sì. E vabbè, ma c'è chi torna e poi se Dio vuole noi andiamo 2 giorni giù da mia mamma. Sì, dai, un paio di giorni giù al mare, cambiare aria, o no? Sì. Va bene, ci vediamo all'autogrill. Allora, eccoci, sole già alto, però almeno non fa caldo come 2 settimane fa che si schiattava. Ieri addirittura ha piovuto per un bel po' di tempo, per cui ha rinfrescato di brutto. E grazie amore. Adesso andiamo a fare colation. Allora, eccoci. Questo pezzettino lo devo velocizzare perché c'è la musica in sottofondo. Abbiamo preso 2 vegane ai frutti di bosco. Yes. E 2 cappuccini. Eccoci, ci siamo già parcheggiati, abbiamo quasi finito di allestire il banco. Queste sono le mie sirene, poi ci sono anche 2 fatine, quelle qua, tutte le mie bimbe. Poi ho fatto anche Aurora, eccole qua. Quando è bellina questa, oddio, l'adoro anche questa qua di fianco, tutte. Poi qua abbiamo i Diamond Painting che colorano il mio banco. Ieri ho fatto queste qua nuove, le farfalle. Mi sono divertita un casino a farle. E poi colorano anche loro. Qui invece abbiamo i miei orecchini. Il bagno su dove ce l'ha questo qua? In fondo! In fondo al bar. Al bar, sì. Che belli. Wow. Mentre questa è la vista sul Lago Maggiore. Oggi è una stupenda giornata, però ti devo già dire che non fa il caldo dell'altra volta, per cui oggi dovremmo stare teoricamente meglio. L'altra volta si schiattava. Invece oggi c'è questo bello brezzo. Bello, 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 bello. Aspetta che mi metto da quest'altra parte. Ah, tutti i mercatari, guarda quanti siamo. Siamo tantissimi anche oggi. Siamo tantissimi. Va bene, dai, a dopo. Buongiorno, Marcolino, saluta. Hello. Mi sembra di rivivere un déjà vu. Eravamo qui anche 2 settimane fa. Sì. Solo che di fianco a noi oggi c'è la Luci. Dai, ciao.
Eccoci, noi sempre sotto gli alberi, al fresco. Allora, passeggiatina. Pomeriggio. Guarda che bello, mamma mia, stupendo. Dopo ci facciamo la foto di copertina qua, Marco. Può fare. Stiamo andando in bagno. Che pazienza, che galver. Ma che bello. C'è nessuno, perché ovviamente adesso sono tutti a pranzo. Dopo facciamo una bella foto lì di copertina. Allora, guardiamo qua. Guarda, laggiù c'è anche una spiaggia, amore. Ma io non lo sapevo che c'era la spiaggia laggiù. Certo. Quella là? Sì. Tu te la ricordavi? Sì, sì. L'altra volta era piena. Guarda che bello. Di solito lo facevamo qua gli anni, il mercatino. Invece adesso ci hanno messo di là sotto al sole. Che bello. Sotto il sole. È basso il lago. Sì, bello però, guarda. Venite qua. Quella sta all'ombra, vedi? Ciao, facciamo una foto di copertina, dai. Fare il bagno con i paperelli. Allora ragazzi, scusate l'assenza, scusate il salto temporale, scusate tutto. Siamo arrivati all'ora di cena. Qui ci hanno donato anche dei crostini di pane. E abbiamo del formaggio grattugiato che mi sono già piazzata sopra. Io ho preso la pasta alla matriciana. Marcolino? Io ho preso pasta fredda. Integrale mediterranea con le verdure. Yes, non gli era avanzata troppa roba e ci siamo. Dentro anche il tonno. Assaggia, amore. Buona. Buttati. Wow, che bella. Il tonno, pomodori secchi. Buttati nella mia, guarda che roba. Olive. Oddio. Sembra veramente buona. È buona la tua, amore. Invece la Lucilla ha preso i ravioli, ricotta e spinaci. Buon appetito, Luci. Buon appetito. È brava, infatti, quello che ti volevo dire. Vieni qua, fa vedere i ravioli. Buoni. Aspetta che spostiamo. Allora, ragazzi, dopo cena, sono le 9. Dopo cena, oddio, c'è stato un altro salto temporale. Non siamo ancora qua e siamo ancora qua. E la serata è molto, molto, molto moscia. Molto moscia. E vabbè. Niente, ragazzi. È così. Però domani, amore, ci riposiamo. Domani si dorme. Buonasera ragazzi. Mi stava venendo da dire benvenuti in questo nuovo video, perché è passato talmente tanto tempo. Niente, noi ovviamente siamo cotti, questo si è capito. Mezzanotte e 05 minuti, siamo appena partiti da Arona, avremo un'ora e qualcosa di strada, sperando che non ci sia traffico. Stiamo tornando da Arona e avremo ancora un'oretta puntata di strada. Ho appena detto, amore. Oddio ragazzi, c'ho sonno. Domani siamo a casa tranquilli. Domani si dorme. Oddio, questo sbadiglio non finiva più. Amore, non finiva più il mio sbadiglio. Sbadiglione da vlogger. E ti stavo a dire, domani siamo a casa tranquilli. Mia mamma è partita per le vacanze, per cui si sta in grazia di Dio. Ha detto che ha trovato un caldo, è andata giù a vicina Fermo. Ha detto che mamma mia che caldo che fa, ma anche qua fa caldo. No, ma oggi dai, si è stati sì, bene. No, oggi siamo stati abbastanza bene perché c'era quell'arietta bellina, una brezza proprio di lago. Brezza di lago, ma sì. Esiste la brezza di lago? Il vento che c'è sul lago è brezza di lago.
E siamo stati abbastanza bene come temperatura. Oddio, faceva caldo, però. Allora, siamo comunque a luglio, ma rispetto a 2 settimane fa. Mamma, 2 settimane fa si è schiattati proprio. Mancava il fiato, sul giro, tra Arietta, tra tutto, siamo stati bene. Poi prossima settimana abbiamo una location nuova dove andare a fare un mercatino. Però ho già visto le temperature e dovrebbe dare temporale. Ora manca ancora una settimana prima di domenica prossima. Mancando ancora una settimana, magari il tempo cambierà. Non spoileriamo. No, infatti, io sto per dire, io non voglio dire niente di dove andiamo, di dove non andiamo. È una location nuova, lontano da casa, in montagna. E Morello, stai dicendo già tutto. No, l'Italia è piena di montagne. Vabbè. E saremmo curiosi io e Marco di andarci, sperando nel tempo che ci assista. Oddio, se arriva l'altro sbadiglio. Oh. Ma c'è qualcun altro che sbadiglia nei vlog? No, amore. Oddio, sono solo io. Mi devo mettere il copyright dello sbadiglio. Vabbè. Ma loro ci capiscono, ascolta, hanno visto l'orario di stamattina. Stanno vedendo l'orario de mo. Siamo fuori e due buttati lì come non so che cosa. Ah, però abbiamo mangiato bene, la pasta era buona. Ci siamo tenuti compagnia con anche con i vicini di Gazebo. Banco. Eh? Dicendo di Banco, ma anche sì, di Gazebo. Sì, anche di Gazebo. E niente ragazzi, questo è, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia oggi. Mi rendo assolutamente conto, voi siete tanto carini che mi dite: Tamara, non è vero, non annoi mai, di qua, di cioè, voi siete carinissimi, veramente siete di una gentilezza incredibile, però io effettivamente mi rendo conto che Nesta mi fa vedere chissà che cosa. Oh no, amore, non stiamo facendo vedere chissà che cosa. Spero. Non è che un vlog, siamo in giro, giriamo per le città, dobbiamo star là. Comunque, speriamo comunque di avervi fatto anche un po' di compagnia anche oggi. E niente, ragazzi, spolliciate se vi è piaciuto il video, condividete, scampanellate. Dopo la mezzanotte diventa ululate. Ululate. Che bello Lululu. 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 No, Lululu. Lulu. Lululato. È bello Lululu, no? Certo. Vabbè. Comunque, ululate. Nella notte. Ma siamo due pazzi. Amore, ma qua ci fanno rinchiudere, te lo dico io, te lo dico. Comunque niente ragazzi, scampanellate, ululate e alla prossima, ciao, ciao.